degli autografi. Il primo autore che vi farò ascoltare è proprio il dio della Bossa Nova. Si chiama Antonio Carlos Jobim, è in arte anche detto Tom, perché lui ha collaborato tantissimo con gli americani, e formazioni di vario genere, anche jazz, e le sue canzoni le conoscono tutti, sono diventate, diciamo, la bandiera del Brasile, ma anche quella del mondo, se vogliamo. Per loro la musica brasiliana è come la nostra musica leggera, che ne so, Modugno, la nostra canzone napoletana, cioè è questo, è a questo livello come considerazione. E Tom Jobim ha fatto una serie di brani famosissimi. Uno di questi, che è quello da cui voglio iniziare, è il più famoso in assoluto. E si chiama, ha tantissimi nomi, in tutte le lingue praticamente, probabilmente anche in cinese, non chiedetemi quale perché non lo conosco. E si chiama in italiano Ragazza di Ipanema. Nelle altre lingue, The Girl from Ipanema, Garota di Ipanema in brasiliano. E ha un ritmo abbastanza conosciuto, no? Quello della bossa, che fa... Ok, oggi sono completamente da solo rispetto alle altre serate, avrò bisogno più volte del vostro aiuto, sia dal punto di vista del canto, perché probabilmente le conoscete, le canzoni, che del ritmo, perché la bossa nova è soprattutto un ritmo, è un ritmo che fa più o meno così. Se ti fermassi il sole, un mondo di acqua. Ma tu segui per la strada un ritmo samba che si snoda ovunque.